Pronto? Buongiorno. Guardi, la chiamo da Geisa. Siamo l'impresa subappaltatrice del suo fornitore elettrico e la chiamo perché abbiamo ispezionato oggi la sala contatori della sua abitazione e abbiamo rilevato un problema nel suo contatore della luce. Avrebbe un minuto da dedicarmi? Sì, ma lei forse avete sbagliato il numero. Sì, ecco, abbiamo visto che il suo contatore della luce è stato manipolato. È stato aperto il sigillo di sicurezza e c'è un allacciamento a un'altra abitazione, un allacciamento abusivo, intendo. Non è che per caso lei sta rubando la luce a qualche condomino? Ma avete sbagliato il numero, Io devo signor? comunque comunicarlo alla sua compagnia elettrica, ma l'avviso già che se il contatore è stato manipolato, questo comporta l'interruzione della fornitura, in altre parole le tagliano la luce. Vuole dichiarare qualcosa da aggiungere alla relazione che sto preparando? Ok. Io lo scrivo nella relazione e la mando. Ad ogni modo, se si vuole che i servizi funzionino, bisogna pagarli. Non si può pretendere di avere luce gratis così, perché sì, per la sua bella faccia. Bella, bella faccia. Signora, Scusi, ma io non ma tengo come casa. crede che le compagnie elettriche si guadagnino da vivere? Non c'ho casa in Italia. Come mi chiamate così?